Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Zevalin Bayer S.P.A. Ultimo aggiornamento 4 febbraio 2022. Cos'è Zevalin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Zevalin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Zevalin? Zevalin è un farmaco a base del principio attivo ibritumumab tiuxetano, appartenente alla categoria degli radiofarmaceutici terapeutici e nello specifico radiofarmaceutici terapeutici vari. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer S.P.A. Zevalin può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Bayer AG concessionario Bayer S.P.A. ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo ibritumumab tiuxetano, gruppo terapeutico radiofarmaceutici terapeutici, forma farmaceutica soluzione, uso interno, indicazioni Zevalin radiomarcato con 90Y è indicato come terapia di consolidamento dopo l'induzione della remissione in pazienti con linfoma follicolare non pretrattati. Il beneficio di Zevalin dopo rituximab in associazione con la chemioterapia non è stato stabilito. Zevalin radiomarcato con 90Y è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non Hodgkin, NHL, follicolare a cellule BCD20 più recidivanti o refrattari a rituximab. Posologia: Zevalin radiomarcato con 90Y deve essere preso in consegna, manipolato e somministrato solamente da personale qualificato e deve essere preparato in conformità sia ai requisiti di sicurezza radiologica, sia ai requisiti di qualità farmaceutica. Per ulteriori dettagli vedere anche i paragrafi 4, 4, 6, 6 e 12. Posologia: Zevalin deve essere usato dopo un pretrattamento con rituximab. Per istruzioni dettagliate sull'uso del rituximab, consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto. Il regime terapeutico consiste di due somministrazioni endovenose di rituximab e di una somministrazione di soluzione di Zevalin radiomarcato con 90Y, nell'ordine seguente. Giorno 1. Infusione endovenosa di 250 mg/m2 di rituximab. Giorno 7, 8, 9. Infusione endovenosa di 250 mg/m2 di rituximab poco prima, entro 4 ore, della somministrazione di soluzione di Zevalin radiomarcato con 90Y. Infusione endovenosa di 10 minuti di soluzione di Zevalin radiomarcato con 90Y. Uso ripetuto. Non sono disponibili dati sul trattamento ripetuto dei pazienti con Zevalin. La dose di radiazioni raccomandata di Zevalin radiomarcato con 90Y è trattamento del linfoma non Hodgkin, NHL, follicolare a cellule BCD20, recidivo refrattario a rituximab. Pazienti con 150.000 piastrine/mm3, 15 mg/kg di peso corporeo. Pazienti con 100.000, 150.000 piastrine/mm3, 11 mg/kg di peso corporeo. La dose massima non deve superare 1200 mg/kg. Uso ripetuto. Non sono disponibili dati sul trattamento ripetuto dei pazienti con Zevalin radiomarcato con 90Y. Terapia di consolidamento dopo induzione della remissione in pazienti con linfoma follicolare non trattati in precedenza. Pazienti con 150.000 piastrine/mm, 15 mg/kg, fino a un massimo di 1200 mg/kg. Per i pazienti con meno di 150.000 piastrine/mm, vedere paragrafo 4, 4. Uso ripetuto. Non sono disponibili dati sul trattamento ripetuto dei pazienti con Zevalin radiomarcato con 90Y. Popolazioni speciali uso pediatrico. L'uso di Zevalin non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni a causa della mancanza di dati sulla sicurezza e efficacia. Pazienti geriatrici. Per i pazienti anziani e 65 anni sono disponibili dati limitati. Nel complesso non sono state osservate differenze tra questi pazienti e i pazienti più giovani per quanto riguarda la sicurezza e l'efficacia. Pazienti con compromissione epatica. La sicurezza e l'efficacia non sono state studiate nei pazienti con compromissione epatica.
pazienti con compromissione renale. La sicurezza e l'efficacia non sono state studiate nei pazienti con compromissione renale. Modo di somministrazione: la soluzione di Zevalin radiomarcato con 90Y deve essere preparata come descritto nel paragrafo 12. Prima della somministrazione, la percentuale di radioincorporazione della soluzione preparata di Zevalin radiomarcato con 90Y deve essere determinata come descritto nel paragrafo 12. La preparazione non deve essere somministrata se la purezza radiochimica media è inferiore al 95%. La soluzione preparata deve essere somministrata come infusione endovenosa lenta nell'arco di 10 minuti. L'infusione non deve essere somministrata come bolo endovenoso. Zevalin può essere infuso direttamente interrompendo il flusso dalla sacca per infusione e infondendolo direttamente nella linea di infusione. Un filtro da 0,2 o 0,22 micron a basso legame proteico deve essere inserito tra il paziente e la via di infusione. La linea di infusione deve essere risciacquata con almeno 10 ml di soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml, 0,9%, dopo l'infusione di Zevalin. Controindicazioni: ipersensibilità all'ibritumomab tioxetano, all'itriocloruro o ad una qualsiasi degli eccipienti. Ipersensibilità al rituximab o ad altre proteine di origine murina. Durante la gravidanza e l'allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: poiché il regime di Zevalin include il rituximab, vedere anche il riassunto delle caratteristiche del prodotto di questo farmaco. La soluzione di Zevalin radiomarcato con 90Y deve essere presa in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non ci sono interazioni conosciute con altri medicinali. Non sono stati effettuati studi di interazione. I pazienti non devono ricevere una terapia con fattori della crescita, come GCSF, nelle 3, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Zevalin durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Zevalin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non sono stati condotti studi sulla riproduzione negli animali con ibritumomab tioxetano. Poiché è noto che le IgG passano la barriera placentare, e a causa del rischio significativo associato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: Zevalin potrebbe influire sulla capacità di guidare e usare macchinari, poiché le vertigini rappresentano un effetto indesiderato comune. Effetti indesiderati: la dose di radiazione derivante dall'esposizione terapeutica può provocare tumori secondari e lo sviluppo di difetti ereditari. Quindi è necessario assicurarsi che i rischi provocati dalle radiazioni siano inferiori a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: nel corso degli studi clinici sono state somministrate dosi fino a 19,2 mg/kg di Zevalin. È stata osservata la prevista tossicità ematologica, anche di grado 3 o 4. Tuttavia, i pazienti guariscono da questi sintomi ed il sovradosaggio non risulta associato ad esiti seri o fatali. Non esiste un antidoto specifico noto per il sovradosaggio con Zevalin radiomarcato con 90Y. Il trattamento consiste nella sospensione di Zevalin ed in una terapia di supporto, che può includere i fattori di crescita. Se disponibili, è opportuno somministrare le cellule staminali autologhe come trattamento di supporto per contrastare la tossicità ematologica. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Vari radiofarmaceutici terapeutici, codice ATC. V10XX02. Meccanismo d'azione: l'ibritumomab tioxetano è un anticorpo monoclonale IgG1K ricombinante murino specifico per l'antigene CD20 delle cellule B. L'ibritumomab tioxetano sì, proprietà farmacocinetiche in pazienti sottoposti a infusioni endovenose di 250 mg/m2 di rituximab seguite da infusioni di 15 mg/kg di Zevalin radiomarcato con 90Y, la mediana della emivita serica di ibritumomab tioxetano, dati preclinici di sicurezza e dati non clinici, non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi di tossicità a dosi singole e ripetute. Le stime della dose di radiazioni assorbita nell'uomo, derivate da, elenco degli eccipienti flaconcino di ibritumomab tioxetano. Sodio cloruro acqua per preparazioni iniettabili flaconcino di sodio acetato. Sodio acetato acqua per preparazioni iniettabili flaconcino di soluzione tampone. Disodio fosfato dodecaidrato soluzione di albumina, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.